Vabbè, affanculo, va. Ha sentito che rapporto. Tutte le cose che non sapete sono vere. Il 25 di settembre ci dobbiamo riunire. C'è ancora molto da fare, c'è ancora molto da dire. Perché è passato l'inverno, è caduto il governo. L'Italia è diventata un inferno. Al di te, se io non ci sei, questa è la mia rivoluzione. Mia madre. Fai un cisterio ma non vedi che tutto il mondo fa brutto, è sempre più distrutto ed ogni giorno è un lutto. Non te l'hanno detto, l'hanno scritto e messo dentro un trafiletto di quel poliziotto, spari altezza è uomo. Voglio un mondo nuovo e sono qui che suono per quel tibetano che pregava inerme, per quello studente che di armi niente. E se tu sei di parte sto dall'altra parte, perché sto connesso, io non sto in disparte. Perché parti in rete, scalcia come un muro, quindi qui concludo con un vaffanculo. Onorevole, onorevole, non credo alla politica, la situazione è critica. Sto a disonorevole, è diventata cinica, pure la lista cinica. Al di te, ti dico, non ci sei, ma questa è la rivoluzione. Di che c'è l'informazione, specialmente quella di Stato, perché me la prendo. Di più, se la paghiamo, la paghiamo con il carro. Vuole più saperne della casta e avanza combatta gridando basta. Senti, arrivavano delle persone da me, le intervistavo e mi dicevano sa, a me hanno rimborsato perché sono andata. Io volevo la sentenza, l'ho data al mio avvocato, l'avvocato l'ho data alla banca e la banca ci ha dato subito i soldi facendoci firmare un documento e non dire niente a nessuno. Queste le piccole cose sono una sentenza. Le piccole cose sono le cause, fatte anche da avvocati, da persone che mettono anche a disposizione il loro lavoro per gli altri, non solo per guadagnare parcelle e soldi. Vi voglio presentare questo signore che è specializzato. Troppo così? Bene.
Questo è un uomo che si è impastato. Lo vedete come si è impastato? Anche la vostra regione, io sono venuto un mese fa a parlare di inceneritori alla regione Lazio, ci sono venuto io. Ho parlato, non c'era neanche un esponente. Barrazzo come mi ha visto, via, scappato. Scappano tutti, cazzo! Alzarsi senza essere mandati a far culo, sentite quanti! Pieroni ha fatto un decreto legge dicendo che per il nostro senso del pudore va abolito il sesso in televisione dopo mezzanotte. E io invece in prima serata mi devo vedere De Michelis. De Michelis mi offende il senso del pudore. De Michelis, io me lo ricordo all'Hotel Plaza con i primi trans. Lui li ha scoperti quando aveva i capelli che li faceva saltare in padella con una noce di burro. Ve lo ricordate? Bene. È De Michelis che mi osserva. Hanno fatto la prima riunione del Partito Socialista. Non sono neanche andati fuori. Si sono massacrati tra di loro. Ma questa è la politica di oggi, questo è il paese che si mischia con culi, tette, trans, ufficiale del governo. Poi il trans che era lì, che l'hanno fotografato, si è incazzato, ha ragione, ha detto, ma avete sputanato con questo qui, adesso non lavoro più. Che vanno là senza che l'abbia convocato nessuno, si aggirano per potenza, si aggirano lì, fanno interviste, ho visto uno. Abbiamo fatto e continuano a dire noi abbiamo fatto, ci siamo comportati, se non era per Gino Strada, l'unico pacifista che c'è lì in mezzo, vero? Se non era per lui, non sono io a pagare amore tutte le pene. Na 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 na. Telegramma a quest'ora, ci piove il pericolo. Così? Dalla responsabilità di questo. Se non piove, non c'è neanche quello.